Buongiorno, benvenuti e bentornati sul nostro canale. Allora, sto andando a prendere l'acqua per bagnare un po' le nostre piantine e andiamo insieme, sempre che non m'accartoccio, che scivolo dalle scale. Allora, dobbiamo mettere a posto qua sotto perché è diventata una cosa allucinante, cioè non ve lo faccio vedere tutto perché fa veramente un po' schifo. Allora, qua c'è il coso. Ok, aspettate. Pupuz. Pupuz. E chi c'è? C'è Manu. Toppa di mamma. Cosa, si stanno propagando alla velocità della luce? Sì. Toppa di mamma, ciao. Allora, bagniamo un po' la qua, che veramente io pensavo che morisse d'inverno, invece è andato super bene. Guardate che foglie splendide che ha. Ok. Un po' le more. No, Bubuz. Ma già ci sono le cose che sarò. Scusate. Le scatole di salatina. Allora, una. Qua invece abbiamo i lamponi. Sì, tra un po' dobbiamo andare a piantare le insalate perché sono già belle belle. Adesso ve le faccio vedere. Allora, ecco qua le insalate, guardate. Alcune sono cresciute tanto, altre sono ancora piccoline. Qua c'è un fusi che è andato sotto una macchina. Nel senso che si è messo a dormire. E niente, quindi adesso dobbiamo poi toglierle perché dobbiamo fresare tutto il terreno. E quindi dobbiamo toglierle. Guardate quante. Tanta insalata abbiamo già. Ma sono più grosse. Sì, avrò. Comunque ne sono venute veramente parecchie. Sì. Dobbiamo prendere delle ciabatte da orto. Andare a riempirla di nuovo. Arrivo. Allora, io sono qui che mi sto prendendo un po' di sole. Poi tra poco devo andare via. E stavamo pensando un po' come fare il giardino. Scusate se tengo gli occhi chiusi, ma c'è il sole, non ci vede niente. E stavo pensando un attimino come fare il giardino. Dobbiamo fare una stradina, quindi stiamo pensando un pochettino. Adesso mi sono messa un po' giù, sto sonno, mamma mia, ieri Pasquetta è stata molto 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 non dura, però diciamo che lavorando non è stata una Pasquetta di relax, anche se abbiamo rivisto i parenti di Manu della Svizzera. Quindi siamo contentissimi perché era un po' che non vedevamo. E niente. Ieri sera siamo arrivati, il nostro vicino stava facendo festa. È andato avanti fino alle 11. Invece io e Manuel alle 8 ci siamo messi nel letto a guardarci una serie TV. Mangiare due patatine. Basta. Non ci siamo più mossi fino a stamattina. Io mi sono svegliata alla solita ora, sono andata via, sono tornata. E boh. Quanto mi piace vivere qua. Solo rumori della natura. Allora,
adesso andiamo a prendere le pietre che ha mia suocera dove c'è l'asino, così facciamo delle cose a casa in giardino, che vedrete poi dopo. Adesso c'è anche il fratello di Manu che ci dà una mano e anche il piccolino, quindi cercherò di riprendere solo noi e non il piccolino, che sapete che non si può. Non so se è il caso che lo portino sull'asino. E niente, vediamo. Qui hanno già arato tutto i miei suoceri. Manu fa retro con la macchina. L'hanno anche messo tutto a posto. Adesso andiamo a prendere le pietre, che sono credo laggiù. Hai visto che c'è Stella, Nini? Guarda quanta merda. Un po' una strunza lei. Una strunza. Ciao Stellina, ciao. Ciao Stellina, ciao. Ciao Stellina. Se tu guardi Stella io vado a prendere la pietra. Allora, pietre prese, vediamo se ci bastano. Se no veniamo a prenderne altre. Allora, ci hanno dato queste cosine che hanno portato gli svizzeri, parenti svizzeri, che sono i Servenat, l'affettato loro che è buono, però da noi non c'è, e un coniglietto! Adesso però dobbiamo andare a mettere in frigo, adesso portiamo tutta questa roba a casa e poi andiamo... il bagagliaio pieno di pietre, poi andiamo a fare due commissioni, una a vedere un attimo i fiori eccetera, l'altra non ve lo diciamo, lo vedrete poi. Perché io non so che cos'è. Come non sai? Sai che cosa serve? Ah sì, ma no, che so. Katia sta mettendo le pietre intorno alle rose che in teoria le avevamo prese per fare il vialetto, ma abbiamo provato e a me non piace. Mamma mia, fa schifo. E quindi perché ci vanno altri tipi di pietre, non queste lisce, ci vanno quelle tipo che sembrano delle rocce, sembrano delle rocce un po' frastagliate, sono proprio quelle da vialetto. Vediamo, spostati. Decisamente sì. Allora qua mettiamo i bulbi. Dici? Va bene, mettiamo dei bulbi qua allora. Te. Facciamo mini aiuole così. Ci mettiamo i bulbi. Ok, a tra poco. Allora, questo è tutto quello che abbiamo preso. Quindi vari fiorellini da mettere nei vasi. Poi questi bulbi qua, che però non c'è da foto, li vedrete poi quando nascono. E poi, quelli sono di mia mamma, i muscari e i crocus. Questi qua li metteremo adesso qui così. Faremo delle aiuoline piccoline, così qua così fanno un po' di fiorellini, no? Allora, adesso sto smuovendo un pochettino la terra, manuali così, per mettere i bulbi, se no non riusciamo. Perché è durissima qua, non essendo lavorata, è durissima. E abbiamo fatto la stessa cosa anche con le rose l'altro anno, avevamo vangato. Qua adesso devi trovare una roba. Prendi la palettina? No, prendi la palettina. No, ma secondo me basta. Ascoltami, prendi la palettina, sostituiscila tutta. Dov'è la palettina?
Così. Tolgo piuttosto questa. Ma... No, no, toglila. È solo sabbione. Che non aiuta. Devo mettere poi sopra il bulbo anche. Non puoi mettere solo... No, gli metti solo del terriccio. No, no. Abbiamo, terriccio. Un sacco. Asso, grazie. Sì, ma tanto ci serve, la maggior parte ci serve per la yucca. 70 litri ne hai, eh? No, 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 no. Cosa no? Mettila dentro il secchio. Non me la buttare lì, che non cresce l'erba dove butti la terra. Già ho dei problemi con quest'erba. È perché non volevo toglierla tutta questa. Toglie, toglie. E la sostituiamo. Degli insettini sono usciti. Ti stanno camminando sotto. Forbicine. Lo so che non si fa, ma... Sono forbici e fanno male. Ma non fanno. Non è perché si chiamano forbici fanno male. Sì. Allora. Uno e uno. Toglila bene, mo. Togli bene sta terra. Poi gliela mettiamo quella lì, il terriccio giù. Ma questa, mo. Tanto devo continuare. Era solo per vedere se andava bene. Aspetta a metterli giù. Perché va bene? Mettiamo un po' di terriccio. Metti una base di terriccio e poi glieli metti sopra. Esatto. Faccio un buco. Basta. Vai. Gramigna. Sposati il secchio. Adesso vai via. Se mettiamo qualcuno qua, poi vai a fare altri pezzi. Ah, vuoi iniziare a... Sì. Ok, allora per adesso... Facciamo uno e uno, no? Mettiamo qualche buco. Tieni le istruzioni. Poi questo è 10, questo è 25. Sì. Quindi di questi poi ne abbiamo di più. Ah, non importa, li impegniamo da qualche altra parte. No, nel senso che... Con la cipolla in su, eh? Con il cosino in su. Thank you.
Allora ragazze, noi abbiamo finito di trapiantare, adesso vi faccio vedere come è venuto. Ci siamo accorti che però i bulbi, in realtà dovevamo trapiantarli prima, però li abbiamo presi oggi. E quindi mi sa che fino al prossimo anno non escono, però pazienza, li abbiamo già messi e boh. Comunque vi faccio vedere. Allora, lì così ci sono i bulbi, che Puzz già ci va sopra. E poi lì così... Porta sotto solo poi questo. No, lasciami lì, lo porto poi dopo, adesso poi mi devo andare a cambiare. Lì c'è la yucca, lì ci sono alcuni fiorellini. Qua ci sono gli altri fiorellini che abbiamo preso e le rose. Faccio vedere un po' più da vicino. Qua ci sono questi qua, molto molto carini. Là ci sono tutti quelli, le roselline. E qua ci sono questi due, però... In realtà là ce ne sono altri. Quindi guardate che carino. Un bel po' di fiori qua sul balconcino e nell'orticello. Guardate un po'. Ah, mi piace moltissimo, molto molto molto. Adesso mi preparo i cambi perché sono tutta sporca di terra, di polvere. E poi ci vediamo dopo. Allora ragazze, siamo tornati a casa, qua ci sono gli spaghetti, qui c'è l'acqua che bolle e qui c'è un sughetto con tonno, ho messo un pochettino di, aspettate che lo spengo, va tanto è cotto, un pochettino di prezzemolo e basta. Adesso prepariamo il tavolo, mangiamo perché io ho fame e Manu sta facendo... No casino, c'è anche singhiozzo. Che casino fai? Ho pulito gli scambiatori. Non lo scambiatore, qui il collo del calore. Capito, voi avete capito? Bene, sì, la cucina è un po' un casotto. Pupuz? Ciao Pupuz! Ciao Pupuz! Ciao Pupuz! Uno, fai il gatto cattivo! Si fa le unghie, è finito di farti le unghie. E qui c'è la Millolina. Ciao Topa, ma quanto sei bella Topa di mamma. Gelosone. Vuoi che guardino te, che non guardino lei? No, non gliene frega niente. La mia Topa, ciao. I baci a mamma, dai. Ma c'è anche Fusi, eh. Sapete cosa è successo l'altra sera? L'altra sera a un certo punto chiamavamo la Millolina e lei non arrivava. Mi ha detto, boh, sarà andata in calore anche lei, sarà andata in giro. Cosa dobbiamo fare? All'1:50 Manu è sceso perché doveva staccarsi con la sacca della piantana. Si è attaccato tardi, per questo. All'1:50. Ed è andato a bere. Fa boh, guardo fuori. Era sull'uscio di casa, tutta raggomitolata, che va freddo, patata. Si vede che era stata un pochino di più fuori, ma poi è tornata a casa ed è rimasta fuori. Allora, ho assaggiato questo qua. Questo affettato qua, che è... no, c'avevo la mano che pensava... È di maiale vitello. E del Denner. Del Denner. Che è una catena svizzera. Cioè, non sanno perché ho spiegato di cosa. Ah. L'ho assaggiato. Non ha niente a che vedere con ovviamente i nostri salumi. Però non è neanche poi così male. Cioè non... Diciamo che c'è di peggio. Voglio vedere. Sono tre tipi in realtà, perché ce n'è uno col pistacchio che ho mangiato prima. Poi c'è questo che... Boh. Piano B. No, vai. Non l'ho toccato, il gatto. E poi così. Ah, classico. Credo che con un po' di maionese sia ancora più buono. Ci abbiamo la rubra, la maionese è finita. No, ce n'era ancora. No, la maionese è finita. Come fai a essere finita che c'era ancora? L'hai mangiato tu? È finita. L'hai mangiato tu? Aspettatela.
Eccola qui. Quindi non aveva ragione Manuel, solo perché aveva paura che gli chiedessi di andare a prenderlo lui. Lo sapevo io. Secondo me è buono. Adesso faccio i rotolini. Ovvero, ho messo un po' di maionese e faccio il rotolino. Così. Porcata a livello massimo. Quello comunque cos'è? Non lo so. Non si capisce nemmeno che cosa ho dentro. C'è anche in italiano, credo. No. Sì, sì, dovrebbe esserci scritto. No. Non c'è? Non c'è scritto. Vabbè, tu vai sulla fiducia. Buonasera. No, mi criticherai per questa cosa? Boh. No. Dai. Devo tornare in bagno. Dai. Lasciami andare in bagno. Dai. Non mi fa andare allora, in bagno. Allora, praticamente ho montato fino alla clip che avete visto voi. Manca la musica. Manca una clip. Perché manca una clip, se l'è persa. Questo è schiavismo. E mi fa, ma almeno ho montato. È schiavismo, non mi fa andare in bagno. No, vai voglio pure. Voglio un sindacato. Vai pure no. In bagno. Chiamate il me sindacato. Me lo finisco io. E niente ragazze, volevo solo salutarvi, no, ringraziarvi per aver visto fino a qui il video. Niente, io volevo salutarvi, mandarvi un grosso bacione. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi, mettete un mi piace, attivate la campanellina su tutte e commentate. E noi ci vediamo comunque domani con un altro video, perché siccome non abbiamo fatto più video sabato, domenica, no, sabato fosse uscito, non mi ricordo. No, sabato non è. Comunque sabato, domenica, forse lunedì, sì. E martedì, niente video, quindi... Scusate. Quindi lo faremo domani, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Perché non sono usciti altri giorni, quindi voglio cercare di mettervi più video. E niente, vi mando un grosso grosso bacione, un grosso abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.